di Giacomo Giovanni. Allora, vediamo le imputazioni. Linea al giudice Alate. Di Giacomo Giovanni è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati coi capi 1, 10, 13, 22 e 37, reati di associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti in reati 22 e 37. Ha reso un interrogatorio il 4 ottobre 1984 al giudice istruttore di Palermo. Mi protesto innocente di tutti i reati contestatimi e confermo i miei precedenti interrogatori. Quali sono gli interrogatori, consiglio? Cioè, io ne ho uno del 22 gennaio 83 alla Procura della Repubblica. Sì, sì. Ecco, e uno successivo al giudice istruttore, che è antecedente a quello. Allora, 22 gennaio 83, 31 gennaio 83, 4 maggio 83. Allora, interrogatorio reso alla Procura della Repubblica di Palermo il 22 gennaio 1983, interrogato in merito all'ordine di cattura numero 1083 del 18/1/83, risponde: mi protesto innocente dei reati ascrittimi per non averli commessi. Ho conosciuto dai notti Giuseppe in carcere. Lo avevo rivisto circa 2 mesi fa e l'ho incontrato la mattina del 14 gennaio 1983 nei pressi di Piazza Ingastone, ove io possiedo un negozio di articoli sportivi in comproprietà con mia sorella Rosalba. Io svolgo anche un'attività di commerciante di auto usate. Chiese al Dei Notti un passaggio e dopo aver percorso qualche centinaio di metri, dopo che avevo chiesto al Dei Notti di accompagnarmi in via Colonna Rotta, fummo fermati dalla polizia. La busta contenente la somma di lire 67.545.000 apparteneva a me. Questo denaro lo avevo raccolto a poco con i proventi del mio lavoro e principalmente grazie a rilevanti vincite al gioco delle carte, in particolare a briscola e scopa. La somma di lire 5.650.000 trovata nella mia abitazione probabilmente costituisce incassi del negozio di cui sopra. Nulla so in ordine agli oggetti trovati nell'autovettura del Dei Notti. Le mie fonti di reddito sono costituite dall'attività commerciale di compravendita di auto usate, dall'attività del negozio di cui sono contitolare, nonché dalle somme che spesso vinco al gioco delle carte. In ordine ai 2 mazzi di chiavi di cui sono stato trovato in possesso, preciso quanto segue. Uno era stato da me trovato per terra nei pressi della mia abitazione e l'ho raccolto credendo che appartenesse a mia sorella e in particolare che fossero le chiavi dell'auto della medesima. L'altro appartiene ad una donna con la quale ho una relazione sentimentale e della quale preferisco non rivelare il nome in quanto è sposato. Interrogatorio del 31 gennaio 1983 al giudice istruttore. Contestati gli reati di cui al mandato di cattura del 27 gennaio 83, risponde: mi protesto innocente dei reati contestatemi per non averli commessi. La somma trovata in mio possesso sono solito portarla con me quando mi sposto per far fronte a improvvise necessità dell'acquisto di stock di merce o per impegnare le poste con cui sono solito giocare a carte. Confermo pertanto le dichiarazioni rese al PM il 22 gennaio 1983, delle quali ho ricevuto integrale lettura dopo essere stato interrogato. È vero che io ho detto agli inquirenti di avere casualmente rinvenuto l'involucro con la somma di denaro poco prima, ma l'ho fatto perché la polizia aveva
insinuato che detta somma provenisse dalla vendita di sostanze stupefacenti. Si dà atto che a questo punto interviene l'avvocato Farina, alla quale si dà lettura delle dichiarazioni rese dal suo difeso. L'avvocato Farina, alla quale c'è scritto così. Capizzi Nunziata, il cui numero telefonico avevo annotato in un pezzetto di carta che è stato rinvenuto nel mio portafoglio, è una mia amica. Per la precisazione, il numero telefonico è quello dell'ufficio presso cui lavoro. Sono contitolare di una società con mio cognato Giovanni della ditta SRL Scatolo, che si occupa della produzione di scatole per scarpe. Non ricordo che nel mio portafoglio fosse custodito un pezzetto di carta in cui sarebbero stati annotati i numeri 52 28 72 33 39 56 29 32. Mazzi di chiavi di autovettura Renault. Il mazzo di chiavi di autovettura Renault è stato da me casualmente rinvenuto per terra nei pressi della mia abitazione, mentre l'altro, costituito da chiavi di appartamento, appartiene ad una donna che non intendo nominare, con la quale intrattengo una relazione sentimentale. Non sono proprietario di autovetture. 4 maggio 1983 al giudice istruttore di Palermo. Contestategli i reati di cui all'ordine di cattura. Come all'ordine di cattura? Del 25/2/1983 risponde: in effetti, quando sono stato arrestato per infrazione della sorveglianza speciale, ero a bordo di un'autovettura Alfa 6 ed ero fermo in prossimità di una Renault guidata da Dei Notti Giuseppe. Preciso che ancora non mi ero fermato, ma avevo rallentato la velocità perché il Dei Notti, da me conosciuto allora solo di vista, mi aveva fatto segno di rallentare, o meglio, mi aveva salutato. La vettura Alfa 6 mi era stata affidata da Matteo Romano, il quale mi aveva conosciuto nell'ambiente dell'ippodromo, da entrambi frequentato, e mi aveva chiesto di vendergliela perché doveva partire. Ignoravo, e lo apprendo soltanto adesso dalla signoria vostra, che a bordo dell'Alfa 6 vi fosse una copia del processo celebratosi negli USA a carico di Giuseppe Gambino e un invito di nozze relativo ai coniugi Anselmo Ganci. Preciso meglio che l'Anselmo è una cliente del nostro negozio di abbigliamenti e di articoli sportivi. Visito in via Cardinale Tommasi 11, Pronto Sport, tra parentesi. Ignoro se mia sorella fosse amica della sposa, ma mi aveva chiesto di comprare il regalo di nozze, cioè quello che capitava, del valore di 100.000 lire. In sostanza, mia sorella mi aveva lasciato arbitro di scegliere il regalo. Ero in possesso dell'invito di nozze per ricordarmi l'indirizzo cui avrei dovuto inviare il regalo. Mia sorella non mi ha detto se presso qualche negozio vi fosse una lista di regali per le nozze suddette. Il Dainotti credo di averlo visto qualche volta in carcere prima del nostro fermo di cui ho parlato. Dopo di ciò non l'ho più visto per parecchi mesi, tranne una volta in cui lo notai a bordo di una vettura di cui non ricordo il tipo, guidata da una donna. In tale circostanza ci limitammo a salutarci e l'incontro avvenne nei pressi del capo. Quando sono stato fermato per la seconda volta col Dei Notti, ero appena uscito dal negozio di mia sorella e stavo recandomi a casa, che dista dal negozio circa 500 metri. Avevo con me la somma di circa 68 milioni proveniente dalla mia attività di commerciante di autovetture usate che intendevo lasciare a casa. Per evitare di fare il tragitto a piedi, data la rilevante somma che portavo con me, chiesi un passaggio al Dei Notti, ma dopo pochissimo tempo fummo fermati dalla polizia.
Il Dainotti ignorava del tutto che io portassi tale somma e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di scambiare parola prima del nostro arresto. Il giudice istruttore contesta al prevenuto che dalla relazione di servizio degli agenti che hanno preceduto all'arresto, foglio 27 del processo 2483 sezione 6, risulta che sia esso imputato, sia il Dainotti, dichiararono agli agenti di avere rinvenuto la somma poco prima per strada e dichiararono che il pacco conteneva 70 milioni circa. Debbo dire che soltanto io ho fatto tali dichiarazioni, poiché il Dainotti ignorava del tutto il contenuto del pacco. Io ho detto che avevo trovato il denaro per strada perché gli agenti operanti insinuavano che fossi un trafficante di stupefacenti e pertanto temevo che il ritrovamento di tanto denaro potesse insospettirli ancora di più. Il denaro è il frutto di tutto il guadagno delle mie attività di commerciante di auto usate in società con mio padre, di abbigliamenti in società con mia sorella, di involucri per imballaggi in società con mio cognato Tramuto Giovanni. Il denaro lo spostavo da una fabbrica ad un'altra perché temevo che potesse essere rinvenuto dalla polizia in qualche perquisizione. In buona sostanza, di giorno lo tenevo a casa e di notte in uno o in un altro dei negozi. Solo l'attività di commercio di auto è abusiva, mentre le altre sono regolarmente autorizzate. In realtà dell'amministrazione mi occupo io, mentre la gestione è di mia sorella e di mio cognato. La signoria vostra mi contesta che il 14 maggio 1981, in sede di perquisizione domiciliare, la squadra mobile ha rinvenuto nella mia abitazione una carta d'identità rilasciata dalla delegazione di Pallavicino a Grifò Maria, zia di Michele Michalizzi, sulla quale era apposta la mia fotografia. Posso dire che la carta d'identità mi è stata consegnata da uno sbrigafaccende che sostava nei pressi della delegazione comunale di Pallavicino. Non ricordo il motivo per cui sono andato proprio a Pallavicino per richiedere una carta d'identità falsa da utilizzare per la mia latitanza. La signoria vostra mi contesta che dalla relazione di servizio della squadra mobile di Palermo del 29/4/1981, allegato 64 al rapporto di denunzia, risulta che io sarei stato notato in locali notturni in compagnia di Michele Michalizzi, Sorbi Lorenzo, Pietro Bisconti e Presti Filippo Mario. Escludo categoricamente la veridicità di tali affermazioni e faccio presente che negli ultimi 5 anni, salvo brevissimi periodi, sono stato sempre sorvegliato speciale, per cui non potevo frequentare locali notturni. L'altro interrogatorio è del 4 ottobre 1984 al giudice istruttore. Contestati gli reati di cui al mandato di cattura numero 32384 del 29/9/84, risponde: mi protesto innocente di tutti i reati contestati e confermo i miei precedenti interrogatori. Non ho mai conosciuto Tommaso Buscetta, non conosco Bruno Felice, né ho mai frequentato il salone di barbiere di Luigi Gatto in via Torino. Non sono stato mai soprannominato Giovanni il Lungo, non conosco Giovanni Melluso, non so chi sia Gaetano Fidanzati. Altro interrogatorio, il 27 ottobre 1984 alla Procura della Repubblica di Palermo, a seguito dell'ordine di cattura del 23/10/1984. Mi protesto innocente dei reati contestatemi per non averli commessi, non conosco assolutamente le persone che mi vengono testé menzionate, e cioè i fratelli Cillari, Gerlando Alberti Junior, Lipari Giovanni, meglio inteso Utignusu, non so neanche dove sia ubicato alla Zisel Bar d'Alba, non ho mai sentito nominare una persona che viene indicata come trafficante di droga sulla piazza di Milano, che viene soprannominato il cinese. Non conosco tale Enna Vittorio, non conosco tale Gammino Gioacchino ed altre persone che sono menzionate nell'ordine di cattura del 23/10/1984. L'ultimo interrogatorio è del 5 gennaio 1985,
contestati gli reati di cui l'ordine di cattura del 23/10/84 risponde. Confermi o previa lettura avuta nella dichiarazione da me resa al PM il 27/10/84, la signoria vostra mi dà lettura delle dichiarazioni rese da Coniglio Salvatore a volume 1 foglio 15 in ordine alla consegna di 280 grammi di cocaina al predetto Coniglio e di mia pertinenza. E devo dire che non è affatto vero quanto dichiarato dal Coniglio, che io nemmeno conosco. Non conosco Salvatore Coniglio e non l'ho incontrato nemmeno in carcere successivamente al mio arresto. Spontaneamente soggiunge, chiedo di essere messo a confronto con Salvatore Coniglio. La signoria vostra mi dà lettura della dichiarazione resa da Salvatore Coniglio a volume 1 foglio 40, in cui si afferma che io lo avrei avvicinato in cella e ribadisco che si tratta di una falsità. Faccio il presente inoltre che nessuno mi chiama Giovanni Ulongo. A questo punto l'imputato dichiara: mi sto accorgendo che la signoria vostra mi sta interrogando sugli stessi fatti per cui è in corso a mio carico procedimento penale in fase dibattimentale. Mi sembra inammissibile che debba essere processato due volte per lo stesso fatto e faccio presente che in sede dibattimentale davanti al Tribunale di Palermo ho già reso ampie dichiarazioni. Non intendo pertanto continuare a rispondere alle domande. Letto, confermato e sottoscritto. Dunque, conferma questi interrogatori? Sì, confermo. Confermo gli interrogatori, vediamo le date. 22 gennaio 83. 22 gennaio 83. 21 gennaio 83. 21 gennaio 83. 4 maggio 83. 4 maggio 83. 4 ottobre 84. 4 ottobre 84. 27 ottobre 84. 27 ottobre 84. 5 gennaio 85. E 5 gennaio 1985. Io vorrei chiarire alcuni punti che si riferiscono al rinvio a giudizio. Sì. E poi per quanto concerne... C'è l'ordinanza di rinvio a giudizio? Il rinvio a giudizio del giudice istruttore. Per quanto concerne poi le presunte chiamate in correità dei cosiddetti pentiti, io mi riservo, se è possibile, di rispondere dopo essere stato sottoposto a verifica dibattimentale di confronto. Per quanto concerne questo fatto, poi volevo chiarire, volevo chiarire un altro fatto. Poco fa ho sentito un certo Ciulla che mi nominava che voleva essere, che io dovevo essere ascoltato, ma non so in merito a che cosa. Sì. Siccome ha fatto una sfilza di nomi di cui io alla fine mi ha, non lo so, sì, ma non lo citava come in una certa situazione, non lo citava come pentito con cui voleva essere messa a confronto, citava una circostanza nel corso della quale lei doveva essere presente secondo quanto detto da un altro pentito. Quindi non... E qual è il fatto specifico, mi scusi? La presenza in carcere, credo. Se mi contesti il fatto specifico io posso rispondere. Sì, ma l'interrogatorio di Ciulla. Perché sono cose mie, non che conosco questo Ciulla, perciò si immagina un po'. Senta, lei ora prendiamo l'interrogatorio di Ciulla. Sì, ma abbiamo il verbale, come abbiamo il verbale, no? Sì. Senta, lei conosce un barbiere che si chiama Gatto Luigi? Assolutamente, non lo conosco. Lui quando ho mandato risponde: non conosco un barbiere che si chiama Gatto Luigi. Scusi Presidente, avevo chiesto poco fa il discorso dei confronti che lei forse non ha, sì, ora non l'ha fatto verbalizzare. Sì. Siccome tra l'altro dobbiamo continuare l'interrogatorio, perciò non l'avevo verbalizzato. Dunque, non conosco e desidero essere messo a confronto. Di produrre le mie difese. Le mie ulteriori difese.
Poi volevo fare riferimento al rinvio a giudizio per chiarire, per chiarire alcuni punti che sarebbero delle prove indizianti nei miei confronti. Dica. Ci vado per cronaca, diciamo un po' quello che posso ricordare. All'inizio c'è una tessera di una certa signora Grifo Maria che mi sarebbe stata favorita da, altre, da suoi parenti, a sua volta collegate con altre persone. Comunque è detto che si è trovata una carta d'identità a casa mia. Sì, con la sua fotografia. Sì, ma non è il discorso in se stesso del ritrovamento della cosa. Siccome il fatto in se stesso ha avuto un suo proseguio che non è riferente a quello che è citato nell'ordinanza di rinvio a giudizio. Sarebbe a dire, mi spiego in termini, diciamo. Per quanto concerne il procedimento in se stesso, questa signora Grifo Maria è stata prosciolta in istruttoria per non aver commesso il fatto. A distanza di 3 anni io mi ritrovo lo stesso fatto in maniera diversificata con altro concetto, cioè che la signora Grifo Maria mi avrebbe consegnato questo coso, non tenendo conto del proseguo che ha avuto il fatto in se stesso, diciamo, che ha avuto ben altro esito da quello che sono le dichiarazioni fatte dalla, al rapporto di polizia nei miei confronti. Cioè, qual è l'esito? Come? Qual è l'esito? La signora Grifo Maria è riferita nel rinvio a giudizio che mi avrebbe, no, lo so, quello che c'è, lo so, che mi avrebbe favorito, lo so, quello che c'è, questa tessera a me, perché a sua volta io sarei collegato con parenti suoi che sono collegate con altre persone. Comunque la, siamo la su questo tessera, punto, mi scusi. La tessera, tessera è stata rilasciata a Grifo Maria dalla delegazione comunale di Pallavicino. Questo scusi, è un fatto, no, un fatto, io sono stato condannato per questo fatto. Ma la signora Grifo Maria è stata prosciolta in istruttoria per non avere commesso il fatto, perciò non vedo come mai mi abbia potuto favorire a me. Io non conosco né Grifo Maria neanche i suoi parenti. Va bene. No, siccome il fatto è riferito nuovamente in maniera diversificata di quello che è stato l'esito conseguente al fatto in se stesso, mi sono spiegato? Chiaro. Ora si è capito. Dunque, io relativamente al ritrovamento della testa della carta di identità, siccome sono prove indizianti nei miei confronti, li volevo chiarire, diciamo. La carta di identità con la mia fotografia è intestata a Napoli Vito, che non conosco. Se non lo conosce lei, Napoli Vito, c'era scritto Napoli Vito. Debbo precisare che la Grifon Maria è nell'ordinanza di rinvio a giudizio viene chiamata in causa. Come elemento di unione con il Riccobono e i Michalizzi, in realtà è stata prosciolta in istruttoria. Si riferisce all'81 questo procedimento? Sì. E quindi deduco la illegittimità di una simile deduzione. Secondo, posso continuare, Presidente? Sì, continui. Continui. Scusi, non conosce? Sì, ma già il fatto in se stesso è stato chiarito in sede in quel fatto. Non conosceva Grifo Maria. Mi scusi. Sì. Ah, Napoli, sì. Sì, ma già il fatto in se stesso nel procedimento relativo ha avuto anche la sua chiarificazione. Comunque io non conoscevo. Ho voluto aggiungere in più, non conosco, diciamo, questo Napoli. Non conosce Napoli, è chiaro. Altro fatto, altra prova o indizio valido, diciamo, nei miei confronti, sempre secondo il rinvio a giudizio, sarebbe il mio fermo avvenuto a bordo di un Alfa 6 nel novembre 81. Sì.
in cui si riferisce che io ho dato questo possesso al momento della mia macchina, io sarei collegato anche sempre a questo famoso clan che io sconosco completamente, mentre io ho dato una giustificazione plausibile al momento del mio arresto, che la macchina era di un certo Matteo Romano, che mi aveva consegnato una macchina perché io la dovevo vendere, che è la mia attività. Sono stato arrestato con questa macchina e il discorso è finito lì, prova ne sia che al momento del mio arresto io avevo chiesto, dato che la macchina mi era stata consegnata, di avermela restituita non sapendo come sarebbe andata a finire. Mi è stato detto: lei non si preoccupi, che la macchina sarà ritornata al signor Romano Matteo. Ci siamo fino a questo punto. Nel rinvio a giudizio invece mi si viene collegato perché mi si dice che la macchina non è di Romano Matteo ma di bensì altra persona. Come mai la polizia al momento del mio arresto non è andata a cercare questa persona invece di andare a cercare il parente del Romano, come è andata a cercarla? Non so chi sia questo parente, perché la macchina io non l'ho più vista perché non mi è più stata ritornata. Sempre in riferimento a questo fermo della macchina, al momento del mio arresto io non ho avuto contestato niente di specifico su questo fatto, perché è un fermo a sé stante. Me lo ritrovo dopo 3 anni, questo fermo proposto sempre in maniera un po' elargita, diciamo, come concezione logica di quella che dovrebbe essere la mia compartecipazione ad un'associazione di stampo non so cosa. Signor Presidente, mi scusi. Sì. No, noi io l'ascolto. Senta, siccome lei si riferisce... Io ho 3 anni che aspetto per chiarire questi fatti, perciò sì, non so se... Però mi faccia parlare, altrimenti... concludo il concetto, mi scusi, concludo il concetto perché sono poche cose che devo dire. Ma prima di concludere il concetto, lei si riferisce, che io devo capire, al fermo che io ho subito con questa Alfa 6. Sì, con l'Alfa 6, lei è stato fermato... Nel novembre 81, il 16 novembre 81. Al momento del mio arresto, sì. Dice lei: come mai in possesso di questa macchina? Questa macchina mi è stata consegnata da Tizio e Caio per questo motivo, che la dovrei vendere. Sono stato io accompagnato alle carceri e ho chiesto la macchina, dove prima di essere accompagnato ho detto: scusi, ma la macchina almeno me la ritorni indietro a mio parente, perché mi sentivo responsabile della consegna della macchina. Mi è stato detto invece: non si preoccupi, gliela ritorniamo al proprietario. Insomma, fermo che Romano Matteo in via Alcide De Gasperi. Via Alcide De Gasperi. Sì, non è il fatto della strada, mi scusi. Non è il fatto della strada, le domande le faccio io, non è che le fa lei. Verità, io volevo esprimere un concetto. L'importanza delle cose la stabilisco io, non lei. Sia ben chiaro. Ma io non volevo... E allora lei risponde attorno alle mie domande. Io le ho detto, lei si riferisce al fermo avvenuto il 16 novembre 1912 in via Alcide De Gasperi. Allora dica sì o no e basta. Avanti, continui. Scusi Presidente, io avevo premesso che mi volevo riferire al rinvio a giudizio. Sì, ma lei deve parlare quando dico io, non è che deve parlare quando dice lei. Ma io ho permesso prima, Presidente, gli ho detto posso parlare, difatti sì, lei... ma poi quando le faccio una domanda, lei risponde alla domanda e poi evidentemente continua a parlare. Se io le ho detto, lei si riferisce al fermo avvenuto il 16 novembre 1981 con l'Alfa 6 nella via Alcide De Gasperi, se non ha importanza se la vede, io lo deve sapere lei l'importanza della... Scusi, Presidente, non avevo espresso ancora il concetto del discorso, questo... Vabbè, questo lo può fare, lo deve fare, ma comunque non, dopo non, che... Non volevo chiedere diatribe, per niente, non... Ma che diatribe? Non usiamo queste espressioni tra chi interroga e chi viene interrogato. Ma che non sono consone. Allora, dopo questo fermo la macchina io non l'ho più vista, me la ritrovo nuovamente dopo 3 anni nel rinvio a giudizio, come per questa macchina, come una scatola cinese. Io farei parte, sia collegato con l'America, perché nella macchina è stato trovato una copia del processo in riferimento ad un discorso, mentre la macchina è di Matteo Romano, la copia del processo si riferisce al cognato di Matteo Romano, che è Adameta. Almeno mi è stata contestata questa cosa e non vedo come io dopo questo fermo di macchina si è collegato Ricco Bono, America e compagnia altre, quando è un discorso fine a se stesso, secondo il mio punto di vista. Va bene. Dunque, relativamente al fermo avvenuto il 16 novembre 1981, nella via De Gasperi di Palermo, faccio presente che io mi trovavo in auto con tale Matteo Romano. No, mi scusi, io ero solo.
Il Matteo Romano mi aveva consegnato la macchina per vendere. Sì, no, no, che io mi trovavo solo nell'auto targata PA 54 89 18. PA 54 89 18, che mi era stata data in prestito. No, ma l'aveva consegnato per vendergliela, cioè mi aveva chiesto il favore se gliela potevo vendere. Sì, che mi è stata consegnata per venderla da Natale Romano Matteo. Nell'auto furono trovate copie di un processo contro Joseph Gambino. Sì, al momento non me l'hanno contestato, ma l'hanno contestato dopo 3 anni questo fatto, signor Presidente. Se il fatto è vero, non è vero, o dopo no, 3 anni... Ma io non lo so perché non l'ho mai vista, verbalmente me l'hanno contestato. Dice lei, non ho visto. Non l'ho mai vista. E questo è un altro paio di mani. Dunque, nell'auto pare sia stata rinvenuta copia di un processo penale svoltosi in America. Contro tale Joseph Gambino, per traffico di stupefacenti. Comunque io nulla posso dire in merito a tali documenti, che non ho mai visto. Perché in ogni caso possiamo mettere, perché in ogni caso erano di Romano, erano pertinenti a Romano. Ma, Romano no, ma guardi, lo sa come l'ho capito io nel rinvio a giudizio, perché è specificato nel rinvio a giudizio che l'Adamita è cognato di Adamita. Cioè è una deduzione logica che ricavo dal rinvio a giudizio, non gliela so. Perché in ogni caso erano pertinenti a Romano. Io non ricordo questa. E non a me. Presidente, mi scusi. Dunque, dopo circa 3 anni, la circostanza suddetta che faceva parte di un'indagine a sé stante, mi è stata rinfacciata nell'ordinanza istruttoria. C'è altro? E per questi due fatti io farei parte di un'associazione, non so. E questa è la deduzione, e lei la contesta. Questo è il discorso. Per quanto concerne poi i soldi che sono stati trovati in mio possesso. Cioè nel... 68 milioni circa, 67, 68 milioni. Sono soldi che è l'assemblaggio dei miei guadagni, dei miei soldi in giacenza per pagamenti. Assemblaggio della mia dei suoi guadagni, che significa? Assemblaggio degli introiti, dei guadagni, era tutto un'unica, sia per come ho dichiarato che giocavo a carte, non so precisare quanta sia la cifra totale, però dato che io ho un'attività sia di imballaggio. Ma era il compendio dei suoi guadagni? Non erano i miei guadagni, erano, è tutto, siccome non abbiamo una detto sui guadagni, mi scusi. Certe volte uno esprime un concetto diverso da quello che e pensa. Non è più adatto, perché lei pensi prima a quello che dice e così ci arriviamo prima. Sì, volevo significare sempre lo stesso discorso. Se uno parla prima di pensare, questo non succede. No, questo non lo faccio, assolutamente. E allora, con più dato che io ho diverse attività a carattere a conduzione familiare, come quello dell'imballaggio di scatole, un negozio di articoli sportivi e di corredi, e in più commercio con auto usate. E io in pratica gestisco un po' il capitale familiare di questa mia attività, che siamo tutti in famiglia, diciamo, mio padre, mia sorella, mio cognato. Al momento del mio arresto io mi trovavo in possesso di tale cifra perché in parte servivano per pagare i fornitori delle mie attività, cioè sarebbe dire come materie prime. Sì, ma mi precisi, questi soldi di chi erano? Erano miei. Tutti i suoi? Non tutti miei, erano miei però della conduzione familiare, diciamo.
come gestione, cioè non è che so classificare in questo momento se 300.000 lire o un milione sono di mia sorella o degli altri, dico me nel senso di conduzione, di gestione, diciamo. E cioè pertinente della sua famiglia, la sua famiglia da chi è composta? Così no, io e la mia famiglia, quelle che conduciamo, siamo io, mio padre, mio cognato e mia sorella che abbiamo là. Io, mio padre, mio cognato e le mie... Con le tre attività sul precedente che avevo detto. Vabbè. E al momento del mio arresto era in possesso di una cifra, diciamo, considerevole, perché attendevamo un acquisto di un tipo di macchinaggi di cui, successivamente al mio arresto e alla mancanza di questi fondi, che mi sono venuto a mancare dato il sequestro che è avvenuto, mio cognato ha dovuto accedere anche a un prestito al Banco Sant'Angelo per far fronte ai debiti che si erano venuti a creare dopo il mio arresto. Erano soldi per questi anticipi, per questo acquisto di macchinaggi, soldi per i pagamenti dei miei fornitori, delle materie prime, sarebbe a dire il cartone ondulato e compagnia varia, e altre capitali che si riferivano al mio negozio di articoli sportivi. E in più erano soldi miei, ecco dove dico i soldi miei, sono quelli che io commercio in auto e qualche vincita che ho fatto che faccio a carte o all'ippodromo ogni tanto quando vado a giocare. Sì, me l'ha già detto queste cose, grosso modo mi pare che l'abbia detto, soltanto che lei è stato interrogato. Dico, dal mio arresto si è andato a creare una situazione debitoria in cui per far fronte agli impegni mio cognato ha dovuto accedere anche ad un prestito alla Banca Sant'Angelo. Sì, mi pare che in vari interrogatori che noi abbiamo letto poco fa, lei ha dato la spiegazione di questa somma, 67 milioni 540. No, signor Presidente, mi scusi, il mio discorso ha un riferimento preciso. Sì. Siccome io sono imputato di associazione del traffico di stupefacenti, no, a me non mi è stato mai contestato specificatamente la mia responsabilità personale al mandato di cattura di cui fa il riferimento inerente al mio arresto con i soldi, perché io ero imputato anche di ricettazione, sono stato assolto come ricettazione per il possesso dei denari, dei soldi, e sono stato rinviato a giudizio come i soldi provenienti da traffico di stupefacenti. Ma guardi che io in riferimento a questi soldi non ho avuto mai contestato nessun traffico di stupefacenti specifico che possa assurgere alla mia responsabilità personale in questa faccenda. Ma come dovevano fare a contestare in relazione? La contestazione... No, mi scusi. Perché nel rinvio io mi riferisco sempre al rinvio a giudizio, signor Presidente. Cioè, siccome nel rinvio a giudizio è specificato che io sono stato assolto per la ricettazione, perché i soldi probabilmente provengono da traffici illeciti, ma non so di quali, perché non me ne sono mai stati contestati inerenti a questo fatto. Sì, questa dichiarazione, comunque ho capito che lei lo vuole adoperare come argomento. Per combattere l'ordinanza istruttoria, cioè non voglio combattere niente, io cerco di dare la mia vorrei una spiegazione in merito a questo. La spiegazione no, mi scusi, se il rinvio a giudizio specifica, può anche essere che ho letto male io, allora il rinvio a giudizio lei l'hanno fatto quei giudici istruttori, il rinvio a giudizio la Corte d'Assise le fa queste contestazioni, ma se ne poteva fare menzione nel processo, questo è il discorso. Sì, infatti, siccome mi scusi, lei ha dichiarato, aspetta un attimo, lei è troppo facondo, il denaro è il frutto di tutto il guadagno delle mie attività di commerciante di auto usate in società tra parentesi con mio padre, di abbigliamenti in società con mia sorella, di involucri per imballaggi in società tra parentesi con mio cognato Tramuto Giovanni. Il denaro lo portavo da una fabbrica ad un'altra perché temevo che potesse essere rinvenuto dalla polizia in qualche perquisizione. In buona sostanza, di giorno lo tenevo a casa e di notte in uno o in un altro dei miei negozi. Solo l'attività di commercio di auto è abusiva, mentre le altre sono regolarmente autorizzate. Quindi per quanto riguarda la fonte... Io la spiegazione l'ho data allora. Sì. Poi nel rinvio a giudizio, per questi soldi di cui io sono stato, è stato emesso nei miei confronti un ordine ed un mandato di cattura. Sì. Per l'articolo 71, 75, 110... Ma non per questi soldi. No, mi scusi. Aspetta un attimo. Sì, lui dice la contestazione è... La contestazione relativa al fatto di fare il traffico di stupefacenti. Poi gli argomenti che vengono adoperati, tra cui tra gli altri c'è questo del rinvenimento di questa grossa somma. E lei può dare la spiegazione. Sì, ma mi scusi, in questo procedimento io forse non,
non sono infelice. In questo procedimento io non ho mai avuto contestato specificatamente un reato di traffico per stupefacenti. Già, lei non ha avuto contestato. No, mi scusi, Presidente. No, sono sicuro di quello che dico. Il possesso di stupefacenti. No, non dice questo. Lui dice che avrebbe dovuto contestargli, che le 67 milioni erano frutto dal traffico di stupefacenti. E questo è implicito nella contestazione. No, mi scusi, siccome nel rinvio a giudizio io sono stato prosciolto perché contemporaneamente all'ordine di traffico di stupefacenti sono stato anche mi hanno contestato anche la ricettazione. Per la ricettazione non logo a procedere perché i soldi probabilmente provengono da traffici illeciti, ma quali io ancora non lo so. Questo è il concetto. Traffico di sostanze stupefacenti, proprio sì, ma quali, mi scusi? Quali? Se mi consente vorrei ricordare ovviamente più all'imputato che non alla Corte per cercare, che questo è una ringa. Mi chiedo cosa faranno poi sui difensori. Abbiamo già esaurito. Scusi, io ho 3 anni che aspetto di potermi... Ma non credo che tra lei sia subito diversi interrogatori, non mi pare che sia stato lei il caso. Lei deve contestare dei fatti, non deve fare delle argomentazioni. No, Presidente, mi scusi, potrebbe la Corte illustrare all'imputato che probabilmente sarà poi la sentenza a stabilire se il tutto... C'è anche un altro piccolo particolare da tenere presente con riferimento specifico al rinvenimento di questi 67 milioni. Furono rinvenuti in una macchina a bordo della quale viaggiava l'imputato insieme al coimputato Dainotti e a bordo della quale viaggiavano anche 16 mascherine usate nei laboratori chimici ed altre attrezzature uguali, identiche a quelle sequestrate nelle raffinerie di droga. Evidentemente queste sono cose di cui l'imputato non sa nulla perché erano di pertinenza del Dainotti, però dico, può essere che tutto sommato la deduzione non è che sia stata tanto avventata. Ripeto, sarà poi la sentenza di questa Corte che lo stabilirà. Mi scusi, questo non toglie niente a una contestazione di reato specifico su responsabilità personale. Torniamo a fare, senta, queste cose le faccia fare gli avvocati che sanno quello che dicono. Perché lei non è in grado di stabilire qual è la contestazione. La contestazione è il traffico di stupefacenti. Poi fa generico, parte... generico. No, generico per forza, stupefacenti che ci mettiamo, la bustina numero... 1, 2, 3, 4. Scusi, io per fare il traffico devo essere io, altri, la merce, un sacco di cose, cose che io non ho avuto mai contestato. Cioè quindi... io penso che deve essere vestita un'accusa, no? O non è così, si fa un'accusa? Non lo so. Non lo so come si dovrebbe contestare secondo lei, poi quando... Ma scusi, ma io dico una cosa, se andiamo noi con presunzione di colpevolezza, possiamo fare discorsi di qua domani, ma se andiamo con presunzione di innocenza, noi dobbiamo vedere la responsabilità personale su che cosa si basa di un imputato. Cioè il reato specifico qual è? Sì. Lei di Giacomo ha venduto, ha comprato, ha fatto e ha detto, a me nessuno me lo ha detto, comunque Presidente non voglio fare perdere tempo perché già il pubblico ministero non un po' si è un po' adombrato, nel senso volevo aspetta un momento, il tempo impiegato per la sua difesa è sacrosanto e noi lo impieghiamo volentieri, però lei sta invadendo il campo degli avvocati. E tra l'altro lei signor Presidente, forse io sono so che la legge non ammette ignoranza, però io cerco di sconfinare sulle mie cose. Finché l'avvocato sconfino sulla mia difesa, non lo so. Presidente, io credo forse di avere intuito quello che dice. No, lui forse, vuole dire che la contestazione non è specifica. Ecco, cioè, forse lui vorrebbe dire questo, cioè non mi è mai stato detto in quale occasione specifica, cioè temporalmente e localmente definita, lui avrebbe commerciato con gli stupefacenti. Credo che sia questo quello che lui voglia dire. Sì, questo sarà quello che lui dice, ma certamente è un po' arduo questa... Come si fa a localizzare nel tempo un traffico di stupefacenti che si svolge? Queste sono cose abbastanza... Comunque io desidero, mettiamo a verbale così, che desidero precisare che la contestazione che mi è di traffico di stupefacenti è del tutto generica e non specifica. E peraltro... l'illazione che i 67 milioni e mezzo a me sequestrati fossero compendio di tale traffico è del tutto arbitraria. Vabbè, andiamo a quella questione del ciulla. Sostanzialmente il coniglio
ha dichiarato che sempre da aver saputo da lei ha avuto conferma che egli era in contatto con i fratelli fidanzati che monopolizzavano in quella città, Milano, il traffico della droga con i Giulla e con i Grado. Chi, scusi, presidente? Questo Coniglio Salvatore avrebbe saputo. Non lo conosco. Non conosco Coniglio, non vedo neanche come possa fare queste discorsi. Questo è per la questione che aveva detto Giulla. No, siccome non ho capito, mi sono sentito chiamare qua in aula anche di Giacomo, siccome ha fatto una sfilza di nomi precedenti. Non sapevo neanche il fatto. Senta, verbalizziamo in questo modo, io non conosco il Coniglio Salvatore e non gli ho mai quindi riferito la circostanza riferita del traffico della droga con i Giulla e con i Grado. Ci sono domande, aspetta, deve parlare ancora. Mi hanno chiuso qua. No, io che... mi scusi, per quanto riguarda, dato che c'è Coniglio, ho un procedimento di cui già sono stato condannato per quanto concerne Coniglio. Sembra anche io mi protesto innocente anche in sede, ho chiesto il confronto con questo Coniglio per ben sei volte e per ben sei volte io non ho avuto la fortuna di poter fare il confronto con questo Coniglio. Dato che si fa riferimento anche a come prova indiziaria nei miei confronti per quanto concerne anche Coniglio, io posso dire che per quanto riguarda il procedimento di cui io sono stato coinvolto, in questo procedimento diciamo Coniglio, io sono stato mi sono trovato in questa situazione perché si dava un'interpretazione ad alcune telefonate di cui il Coniglio si è sostituito come... Ma questo è nell'altro processo che non abbiamo noi. No, io sono rinviato anche qua per questo processo, signor Presidente. Ma qua con l'interpretazione... Se è un altro processo, io non vedo come in questo processo, mi scusi. Intercettazioni ci sono dei... altro processo. No, mi scusi, siccome io sono qua per quattro procedimenti, di cui per il fatto Coniglio, di cui io sono stato condannato, mi è stato fatto un altro mandato di cattura ed è stato connesso con questo procedimento. Ma con quello che abbiamo noi? Sì. Vabbè, ed è il mandato di cattura fatto in data. Sì, va bene, sarà quello riepilogativo. Sì. E allora dica, arriva con la conclusione. No, io tiro, dato che sempre riservandomi sempre di integrare la mia difesa nei confronti del signor Coniglio, ho da aggiungere, chiedo io l'annessione a questo procedimento per due telefonate. Sarebbe una telefonata fatta il 18 novembre 81 e una il 30 novembre 81, di cui io sarei la persona certa di queste telefonate che le avrei effettuate o sarei un riferimento di queste telefonate. Lei chiede la riunione di quel procedimento a questo? Presidente, ha chiesto il richiamo delle sole intercettazioni. Richiamo delle sole intercettazioni. Sì, va bene. Chiedo comunque il richiamo delle intercettazioni telefoniche avvenute il 30 novembre 81. Con chi parlava lei? Io veramente non parlavo con nessuno. Erano queste due persone che parlavano, che nelle telefonate, nel discorso intrinseco della telefonata, il Coniglio nel momento in cui ha messo a parlare diceva che queste due telefonate si fa riferimento a Giovanni Di Giacomo, cioè questo è il motivo per cui io sono stato coinvolto nel procedimento Coniglio. Voglio dire questo io, siccome io mi trovo... L'intercettazione tra chi è avvenuta? Chi erano le persone che... Voglio sintetizzare, io mi trovavo in carcere, potevo essere io la persona che... Avvocato Campo, per favore. Se mi consente, che no, per così sì, spiegare... Le sono grato, anzi, perché prego, inutile che facciamo parlare... Le conversazioni telefoniche sono tra altri soggetti. Perché per metterle a verbale io devo mettere... Ma non lo so io, è la sentenza che lo dice, che mi si attribuiscono le telefonate. Presidente, però nel corso di queste conversazioni telefoniche si parlerebbe di certo Giovanni. Secondo l'accuso, secondo la sentenza, questo Giovanni dovrebbe identificarsi in Giovanni Di Giacomo. Giovanni Di Giacomo chiede il richiamo di queste intercettazioni telefoniche perché in relazione a quelle date, alle quali fanno riferimento poi in buona sostanza le conversazioni telefoniche, non era mai...
possibile che questa identificazione del Giovanni di cui si parla con il Giovanni di Giacomo, perché lui si trovava detenuto o sorvegliato. Questo è il concetto. Tutto questo, riguarda altro procedimento penale. In questo procedimento penale, di queste intercettazioni, non vi è traccia, non gli sono mai state contestate, non si vede che nessuno possa verbale. Questa difesa sarà praticamente proposta in quella sede, ma non qui. Scusi, signor Ministero ha ragione, però dico sostanzialmente, io volevo semplicemente verbalizzare quello che diceva l'imputato, e per verbalizzare devo mettere quali sono queste intercettazioni. Nostra questa distanza, perché buona ma sostanza, quale distanza, se non mi precisate quale il richiamo di queste conversazioni telefoniche delle quali stava dando le indicazioni e le date il Di Giacomo, l'imputato, la data c'è. Le date le ha, no, ma perché il coniglio sarebbe colui che ha indicato il Giovanni come Giovanni come Di Giacomo, Giovanni. Quindi ai fini di valutare l'attendibilità della dichiarazione del coniglio nei confronti del Di Giacomo mi pare che sia fondamentale questa circostanza. Va bene, a questo punto l'avvocato della difesa, l'avvocato Campo, chiede che venga acquisita copia delle predette intercettazioni. Va bene, ci sono altre cose da aggiungere? Scusi, una cosa soltanto. Cosa che è l'ultima però. Sì. Volevo sapere se ci sono È sempre il riferimento, non mi allontano dal tema, Presidente. Io sono stato rinviato anche per il capo 37. Sì. Nel rinvio a giudizio sì. Di cui io commercio di sostanze io avrei trasportato in data prima e dopo l'82 a Milano sostanze di stupefacenti. Ebbene, io a questo discorso voglio dire una cosa: io prima dell'82 ero in galera e dopo l'82 ero sorvegliato speciale. Mi potessi innocente di questo fatto in pieno, confermando anche quanto io sto dicendo adesso. Dunque, mi protesto innocente del commercio di sostanze stupefacenti perché io ero sempre generico, però il discorso trasportavo non so quanto, non so che cosa, non so, mentre ero sorvegliato. Presidente, capo 37 che dice in Palermo e Milano in epoca antecedente prossima il 13/2/82 e successivamente. Io nel 1981 ero sorvegliato speciale. Prima dell'81 ero in carcere, dopo prima del 1981 tutto l'82 sono stato sorvegliato speciale. E nel 1982 sono stato sorvegliato speciale. Va bene, allora non ci sono domande? Ah sì. Il mio ministero trema all'idea del giorno in cui l'imputato si deciderà a integrare la sua difesa. Non so quello che comunque, prescindendo da questa battuta. L'imputato ha parlato del romano Matteo come della persona che gli avrebbe, che gli affidò, non gli avrebbe, gli affidò certamente l'Alfa 6 per venderla. E desidera sapere che rapporti ha avuto l'imputato con romano Matteo, se questi sono stati, è stato un rapporto occasionale o meno, e se successivamente ha avuto ulteriori contatti con romano Matteo. Io ho conosciuto Matteo. Lei risponde soltanto quando le faccio io la domanda. E poi risponde naturalmente alla domanda. Lei con Romano Matteo che rapporti aveva? Io ho avuto solo un rapporto, cioè l'ho conosciuto all'ippodromo in occasione delle scommesse e in quell'occasione mi aveva chiesto di vendere la macchina sapendo voce che io vendevo macchine. Dopodiché non l'ho mai più visto. Quella volta che era... non l'ho più visto perché sono stato arrestato. Lo so, in quell'occasione lui mi aveva chiesto, mi sono dato un appuntamento successivo, mi ha consegnato l'auto, dopo un paio di giorni io sono stato arrestato perché ero latitante. Quindi lei l'ha conosciuto all'ippodromo? All'ippodromo, sì. E fu all'ippodromo che le disse che le voleva dare? Sì, in occasione mentre... Poi le consegnò la macchina e poi non l'ha più visto perché lei... No, io sono stato arrestato, la macchina gli è stata ritornata a lui, non l'ho più visto. E quindi non l'ha più visto... Dunque, ha conosciuto il Romano Matteo all'ippodromo? È stato presentato da chi? No, da nessuno, perché là non è che uno va cercando le presentazioni. Uno c'è accanto, si parla di più o meno, è arrivato quel cavallo, è arrivato quell'altro cavallo. Cioè, direttamente è stata la conoscenza. Romano Matteo all'ippodromo, del tutto casualmente, essendoci trovati vicini, abbiamo cominciato a parlare... E così egli ha appreso della mia attività e ha deciso di affidarmi la sua Alfa 6 perché io potessi venderla.
poi io fui arrestato e non l'ho più visto. Scusi, io avevo pronunciato una sola domanda, ma ne avrei un'altra. Vorrei sapere se l'imputato è stato detenuto nel periodo, diciamo, attorno alla metà degli anni 70, 76, 75, 77. Lei è stato detenuto a Lucerdone, c'è stato mai prima nel, sì, verso la metà volta, degli anni 70? Volta. Sì. Nel 74. Quali fatti? Io ero imputato di rapina, sono stato prosciolto in istruttoria. Dunque, fu imputato di rapina e nel 1974 sono stato a Lucerdone. Uscì nel febbraio 75. Ma fui prosciolto in istruttoria ed è scarcerato nel febbraio del 1975. È stato detenuto in quel periodo assieme al coimputato, odierno coimputato, Cilla di Gioacchino? È stato detenuto con Cilla di Gioacchino? No. Io sono stato coimputato con Gioacchino Cilla nel 77 a Roma. Scusi. No, coimputato. Con detenuto, diciamo, lo stesso periodo. No. Non con detenuto. Dunque, non lo conoscevo nemmeno. In quell'epoca non era detenuto con me all'Ucerdone il Cillari Gioacchino. Quest'ultimo è stato mio coimputato nel 77. Nel 1977. A Roma. Un'ultima domanda, presidente, in particolare se ha conosciuto, e in particolare a Lucerdone, Tommaso Buscetta. Mai visto? No, non ho mai visto. Non ho mai visto Tommaso Buscetta. Vabbè, possiamo fare riaccompagnare allora l'imputato?